Tacitamente. Rimaniamo sempre a Bari, ma parliamo di infrastrutture, riqualificare proprio quelle aeroportuali attraverso degli nuovi investimenti. Questo è il tema al centro di un dibattito internazionale quest'oggi a Bari. Vediamo le interviste. La seconda giornata del convegno annuale della SIET presso l'aeroporto internazionale di Bari Caro Voitila si è concentrata sul tema della crescita della mobilità degli aeroporti e del trasporto aereo attraverso investimenti crescenti per far fronte alla crescente domanda. L'importanza degli scali sull'economia, le compagnie low cost, i flussi di turismo internazionale, i modelli di accessibilità regionale determinati da un'esplosione del trasporto aereo, questi i temi su cui hanno discusso esperti accademici provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti. Gli investimenti in ambito aeroportuale, infatti, hanno un forte impatto per lo sviluppo non solo del comparto, ma di tutta l'economia del territorio in cui è inserito un aeroporto e, più in generale, della nazione. Il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, ha tracciato un bilancio attraverso il Piano Nazionale degli Aeroporti sul recupero dei ritardi strutturali che hanno di fatto rallentato lo sviluppo nel Mezzogiorno. Direi che noi abbiamo recuperato negli ultimi 5 anni un ritardo che minacciava di diventare irreversibile, in particolare nel Mezzogiorno con il primo programma di Agenda 2000-2007 abbiamo speso 1 miliardo e 200 milioni e credo che chiunque vada in giro vede che Bari, Brindisi, Cagliari, Catania sono ormai delle realtà accettabili, anzi spesso superiori alla media europea. Naturalmente adesso abbiamo grande impegno perché abbiamo realizzato negli ultimi anni, oltre a questo investimento per il Mezzogiorno, un grande investimento sul Fiumicino di oltre 1 miliardo e prevediamo per i prossimi 4 anni un investimento complessivo di 4 miliardi, di cui 3 nei 3 grandi sistemi aeroportuali, cioè Roma, Fiumicino, Ciampino, la SEA, Milano, Malpensa, Linate e Venezia, Treviso. Naturalmente un ulteriore miliardo invece è distribuito tra una decina di aeroporti significativi, tra cui anche Bari e Brindisi, in generale gli aeroporti pugliesi, dell'ordine appunto di 1 miliardo. Quindi abbiamo recuperato un ritardo e adesso stiamo rilanciando perché questi aeroporti adesso sono, come si vede a Bari per esempio, anche esteticamente molto più belli di prima. Noi abbiamo molto puntato sulla valorizzazione della qualità e a questo punto ci aspettiamo che con i prossimi investimenti Roma mantenga la sua posizione di primo aeroporto in Europa tra gli aeroporti della sua categoria. E ora sempre a Bari parliamo di